Ben trovati a Giovanni Pinelli, quest'oggi è martedì e qui è Obiettivo Sport, parliamo di rugby perché è iniziata la preparazione atletica da parte del CRC che si prepara al prossimo campionato di Serie B, un campionato molto diverso rispetto a quelli precedenti per la squadra alleata da coach Pippo Esposito, che è stato confermato sulla macchina biancorossa perché, come abbiamo già detto nelle scorse settimane, è cambiato il girone della formazione civile Chiesa, che non fa più parte del girone 4, ossia quello centro-meridionale, con formazioni laziali, abruzzesi, siciliane, soprattutto anche campane. Però quest'anno è cambiato, il CRC giocherà nel girone 2 che è riservato, diciamo così, a squadre del centro-nord, squadre toscane, squadre emiliane soprattutto, squadre comunque sia anche del nord, quindi trasferte abbastanza lunghe, forse però meno lunghe rispetto a quelle dell'anno scorso che andavano anche a Reggio Calabria, Messina, Catania, per cui cambia sicuramente qualcosa, soprattutto dal punto di vista tecnico, un modo di interpretare il rugby in maniera diversa rispetto a quello del centro-sud. Coach Pippo Esposito ha dichiarato che sarà una stagione diversa in cui è ancora presto per individuare gli obiettivi da parte del club biancorosso, con cui si aspetta di arrivare nella parte sinistra della classifica. E Coach Esposito che attende anche di conoscere, cioè non di conoscere, perlomeno di capire meglio qual è la forza di questi avversari che affronterà il CRC, che da parte i Medicei, che sono squadre di Firenze, che sono state affrontate qualche anno fa in un torneo precampionato, le altre squadre sono decisamente sconosciute per quanto riguarda il CRC, non ci sono nemmeno le formazioni emiliane che ha affrontato negli anni scorsi, per esempio nei giorni di pool e promozione, per esempio il Noceto che è andato in Serie A, non c'è nemmeno il Noceto e quindi ha cambiato categoria e quindi è tutto da rivedere per quanto riguarda la CRC, che ha cambiato praticamente nulla rispetto alla scorsa stagione. Si rimane con la solita squadra, anche se non ci sarà più la cadetta, visto che si è deciso di fare un gruppo unico con 40 elementi per una sola squadra. Alessandro Mameli sarà il vice di Pippo Esposito la prossima stagione, quindi attendiamo cosa accadrà. Capiamo che inizierà il 1 ottobre con la gara casalinga al Moretti della Marta contro il Romagna. Quindi attendendo il 1 ottobre concludiamo questa trasmissione di Obiettivo Sport, ci vediamo nei prossimi giorni qui su Trip TV, la TV che vedi tu.